questo polistirolo che stiamo togliendo non faceva risporare la parete. Il polistirene. Allora, ci troviamo a Palermo in un nuovo cantiere. Siamo in un appartamentino a piano terra che soffre di umidità. L'intervento precedente aveva visto dei pannelli di Teflon di cui si intravedono le forme e sopra addirittura il cartongesso, creando degli ambienti che erano completamente irrespirabili. Tutte queste pareti calorate erano col cartongesso sopra. E questa parete è già stata in qualche modo pulita con la palettina, togliendo la parte di pittura, pezzi di carta da parati, pezzi di intonaco non coerenti, in maniera che comunque intonami trovi un supporto che sia come dire, che sia consistente, che sotto non abbia delle parti che poi si debbano togliere successivamente. L'operazione che è stata fatta è quella di togliere la polvere con una scopa innanzitutto, perché per togliere le parti di intonaco non coerente piuttosto che la carta da parati si crea polvere. E poi l'altra operazione che è stata fatta è stata quella di trattare la parete con l'acqua e la Greenami. Siamo in presenza di Tony e Giuseppe, che ci aiutano in questo video, che sono stati i primi posatori di intonami a Palermo, perché ho desiderato la loro presenza anche questa volta. Quindi Giuseppe e Tony hanno preparato una diluizione di agrinami e acqua, possiamo dire un avventi, e hanno già passato in questa parete ieri, però questa operazione adesso non la facciamo e Tony ci fa vedere come. Quindi dopo aver liberato la parete, tolte le parti non coerenti, scopato per togliere proprio la parte più... la polvere, con una pennellessa, una scopa, un panno in microfibra legato in una scopa, si va anche energeticamente a pulire la parete. Questa azione ha due vantaggi: quello di togliere la polvere, che non agevolerebbe la presa di intonami, è quello di fare un pre-trattamento con l'acqua e la Greenami, con i nostri microrganismi che iniziano a lavorare. Dopodiché l'altra operazione da fare qual è? Prendere il nostro fusto di intonami. Lo apriamo e vediamo qual è la situazione. Allora, in relazione a quello che è l'epoca di produzione e ad altri fattori che sono l'umidità, insomma l'acqua, poi è veramente un elemento variabile, noi possiamo trovare, quando apriamo il fusto di intonami, dell'acqua in superficie quanto piuttosto sotto il fusto. È importante perché in relazione a quello che è il luogo di posa, la variabile acqua vedremo che è veramente importante. In questo caso Tony ha aperto il fusto e vediamo che non c'è acqua in superficie. Stiamo cercando di capire se c'è anche in profondità. E a volte cosa facciamo? Prendiamo un bastone per vedere. Allora, un bastone per vedere in fondo se c'è dell'acqua che eventualmente è necessario togliere per regolare meglio la consistenza. In questo caso non abbiamo acqua in fondo, questo perché poi ci aiuterà a toglierla, no? Perché l'acqua si raccoglie in questi fori e poi è più possibile, più facilmente si può eliminare con facilità. In questo caso non è così, quindi la consistenza del nostro intonami è già perfetta, possiamo dire, ok, è già buona. Qual è l'altro passaggio? L'altro passaggio è quello di prendere la Greenami con i nostri microrganismi. Allora, sappiamo che per ogni fusto di intonami dobbiamo mettere mezzo litro di Greenami, qui ci siamo dotati di una bottiglietta da mezzo litro. Agitiamo prima per bene i nostri microrganismi. Ecco, e siamo pronti per prendere mezzo litro di Greenami. Eccoci qua.
perfetto. E metterlo nel nostro fusto. Il passaggio successivo sarà quello di immergere il frullino, e quindi Salvatore, Giuseppe ci aiuterà in tal senso. Devono essere giri, ecco, già da come Giuseppe mette il frullino, vediamo che la consistenza di agrinami e di intonami è buona, nel senso non è liquido, non è molto liquido. Grazie, puoi fare. Abbiamo frullato, deve essere l'azione di frullatura deve essere a basso numero di giri, ok, con un'azione che adesso Giuseppe ci fa vedere. Ok, con Giuseppe abbiamo completato la frullatura e Tony ci fa vedere qual è la consistenza di intonami. Aspetta, mettiamoci a favore di luce. Ecco, diciamo che questa è la consistenza ottimale. Possiamo Sì, confermare, Tony? esattamente. Allora, siamo con il cazzolone americano di media dimensione e Tony intanto sta provvedendo a regolarizzare le parti che erano troppo scavate dove è stato tolto lo zoccoletto, e quindi sta posando intonami. Per una posa, come dire, ottimale, è importante che la prima mano sia, ecco, abbia esattamente questa consistenza, quindi non sia troppo liquida, perché è importante che faccia una presa maggiore, che ci sia una presa maggiore del prodotto. Ecco, questa è una prima mano in basso, adesso proseguiamo con la prima mano in alto. Quindi è tutto gioco di velocità e pressione nell'utilizzo della cazzuola, di questo cazzolone rettangolare, che poi in tutte le parti d'Italia ha un nome diverso. Ci possiamo avvicinare anche per vedere lo strato di posa. Ecco, la cosa importante qual è? Cosa possiamo dire? Che non deve essere fatto né troppo velocemente, si deve premere nel frattempo, non deve essere fatto a strappo. Allora, Giuseppe, che è qui, insomma, nella posa di intonami, ci fa notare un'altra cosa importante riguardo la consistenza. Questi fusti sono già stati preparati con il mezzo litro di agrinami, giusto, Giuseppe? E nonostante questo, ci sono delle piccole differenze. Questo non inficia la funzionalità del materiale, non compromette il materiale stesso, perché è proprio un materiale naturale. Soprattutto la variabile importante è l'umidità. Però perché teniamo a metterlo in evidenza? Perché dobbiamo imparare a gestirlo. E quindi, come Giuseppe ha notato e vogliamo assolutamente restituirvi, per esempio, ecco, maneggiandolo così forse riusciamo a comprenderlo meglio. Questa consistenza è un po' è maggiore, ecco, un po' meno liquido, più denso, grazie Giuseppe, è più denso ed è importante ed è perfetto come materiale per la prima posa. Ok, l'altro fusto, adesso vediamo se Giuseppe ci aiuta a restituirlo, è un po' più morbido, è un po' più fluido, ecco, va bene lo stesso. Questa tipologia di consistenza è perfetta come seconda mano. Si può mettere anche come prima mano, sì, però dobbiamo ricordarci, dobbiamo essere pronti al fatto che non possiamo mettere uno spessore come quello che sta già mettendo Tony qua, che è notevole proprio perché la consistenza del materiale è diversa e maggiore. Quindi, nel momento in cui abbiamo una consistenza più liquida, come ci faceva vedere prima Giuseppe, lo spessore sarà minore e va bene come seconda mano. Nel momento in cui la consistenza è maggiore, come quella che sta adesso maneggiando Giuseppe, la soluzione migliore è metterla come prima mano, e grazie a questa consistenza è possibile
anche avere degli spessori notevoli già nella prima mano. Questo dipende dalla consistenza, dipende anche dall'abilità di posa, però insomma questo è un dato importante. Alessandro, siamo nel cantiere di Via Piave a Palermo, quello di Rosi. Hanno già passato la seconda mano, che è la mano di finitura, e devo dire che il risultato è eccezionale. Ricordiamolo che è un B&B dove c'erano delle contropareti tutte ammuffite. Al piano terra e già si sente profumo di intonami praticamente da fuori. Peccato che nei video non si riesce a restituire proprio la freschezza dell'aria. Qua c'è Giovanni che si nasconde. Lui assieme a Tony sono i posatori di questa meraviglia. Stanno passando in questa parete la seconda mano. E qua possiamo vedere in maniera proprio netta la differenza tra la prima mano nella parte inferiore e la parte superiore, la seconda mano che sta per scendere, ecco.